Allora, ragazze, oggi vorrei fare un video di applicazione. Voi direte: beh, già l'hai fatto, c'è già nel gruppo. Però era un video veramente datatissimo. Tra l'altro, avevo messo anche il cellulare dritto, quindi praticamente l'inquadratura è piccolissima. Vorrei, diciamo così, approfittare del fatto che devo fare le unghie per ripercorrere un po' tutti i passaggi che vanno fatti. Allora, queste sono le mie unghie, ho fatto la rimozione ieri, come vedete sono sane, perfetta forma. Se vedete dei pezzettini, questi sono dei residui di base, quindi non ci sono problemi. Allora, cominciamo dando la forma all'unghia. Allora, utilizziamo una lima 180 o 240 a seconda della vostra unghia, nel senso più è debole più è meglio usare una lima delicata. E per quanto riguarda la limatura, non importa se è 180 o 240, è più importante che la grana sia 180 per la preparazione, perché dopo se è troppo liscia finisce per lucidare l'unghia e quindi per non far aggrappare bene la base. Allora, io non ho molta, diciamo così, dimestichezza con forme strane, eccetera, proprio perché il semipermanente non va tenuto su unghie troppo lunghe, a meno che poi non si proceda con un rinforzo. Quindi sostanzialmente procedo dando una forma arrotondata, cercando di limare delicatamente i lati e cercando di fare una forma il più possibile centrata. Ok. Non vi fate prendere dalla fretta, perché è meglio rifarla, diciamo così, togliendo l'eccesso piuttosto che limare troppo e poi dover accorciare. Quindi pian pianino procedete con questo sistema. Se possibile cercate di muovervi da un unico lato, sarebbe meglio, anche se non sempre si riesce, ok? Questa era per darvi un'idea della forma arrotondata. Diciamo che è la forma che sicuramente sta bene su tutte le unghie, sia su quelle più larghe come le mie, che su quelle più affusolate come magari avete voi se siete fortunate. Io purtroppo ho delle unghie molto padellose. Ok, sicuramente il medio è quello che per me è più complicato perché è veramente largo, quindi non riesco sempre facilmente a fare la forma centrata. Ok. Ci rivediamo tra poco con le altre unghie. Ok, ragazze, ho dato a tutte le unghie una forma arrotondata, più o meno sono tutte della stessa lunghezza. È molto difficile dare la forma alle unghie, penso sia una delle cose più difficili del semipermanente, perché difficilmente le unghie hanno tutte la stessa forma ed è molto complicato essere precisi, soprattutto per chi come noi lo fa magari solo sulle proprie unghie, quindi finisce anche per avere una manualità più limitata rispetto a chi lo fa tutti i giorni su tante mani come l'onicotecnica, appunto. Allora, per rifinire il lavoro, utilizzo la 240 dove sotto le unghie, perché spesso con la limatura si creano queste imprecisioni. Vedete qui? È una parte molto sottile di unghia che non è venuta via con l'altra lima e si è solo facendo così, rifinendo, diciamo così, sul bordo, riesco ad evitare che dopo quelle, diciamo così, chiamiamole sfrangiature, anche se è proprio un termine osceno, penso che verrò radiata da qualsiasi onicotecnica, però serve praticamente per evitare che poi queste irregolarità prendano la base e poi catalizzate lasciano praticamente delle punte intorno all'unghia, ok? Praticamente quando si va a sigillare poi si finisce per sporcare anche queste irregolarità, queste piccole puntine, vedete? E quindi queste qui dopo si irrigidiscono e restano dure. E magari uno fa tanta fatica e poi alla fine si trova a dover di nuovo limare il bordo facendo saltare magari anche la base. Facendo questo lavoretto prima si evita. Ok, così sono precise. Adesso passiamo a fare un lavoro con
lo sciogli cuticole. Sapete che io uso quello della CND, Cuticola Way. Ovviamente nel tempo si è rotta la confezione, quindi non ve la faccio vedere perché l'ho travasato in un altro vasetto, è in gel. Esistono altri prodotti simili come quello della Sally Hansen, Instant Cuticle Remover, dovrebbe essere questo il nome, valido anche questo. La forma in gel di questo prodotto rende possibile l'utilizzo e la successiva applicazione del semipermanente senza che ci siano, diciamo così, rischi che il prodotto salti, perché facendo una semipermanente, diciamo, scusate, facendo una manicure utilizzando l'acqua e quindi bagnando le cuticole, eccetera, l'unghia assorbe l'acqua e quindi finisce per restare più morbida e il lavoro che poi si va a fare col semipermanente potrebbe poi saltare. Ma questo è valido anche per il discorso gel. Ok, le lascio in posa praticamente 3 minuti. Adesso per voi faccio subito perché non ho neanche le cuticole troppo lunghe, quindi però era per dire che comunque questo prodotto va tenuto in posa almeno 3 minuti. Contiene delle sostanze leggermente abrasive che praticamente sciolgono la cuticola, quindi oltre a renderla morbida, poi la fanno venire via proprio come se fosse un burro. Dopodiché, dopo la posa, spingo bene indietro le cuticole, anche sui lati. Questa operazione, ragazze, è importantissima. La manicure è la prima cosa, perché comunque fare un lavoro di semipermanente con una manicure, diciamo, non fatta bene, finisce poi per rendere il lavoro più brutto, sicuramente, e poi impedire la durata che superi le 2 settimane, perché poi magari si va con lo smalto sulle cuticole perché le cuticole stanno in mezzo ai piedi praticamente, o non si puliscono bene quelle lì che rimangono attaccate al letto ungueale che non è possibile vedere, diciamo così, ad occhio nudo, e quindi il lavoro salta. Quindi, oltre a un discorso, diciamo così, estetico, è anche un discorso funzionale proprio alla durata del semipermanente. Quindi pulite bene, spingi cuticole delicatamente perché non state zappando la terra, ovviamente. Questo vedete che si forma questa specie di pappina non troppo bella, diciamo, però sarebbe praticamente la cuticola che viene via. Ecco, le cuticole, anche quelle più sottili, quelle più invisibili. Dopo fatto questo lavoro, ok, aspettate un attimo, cambio strumento e utilizzo questa lama. Aspettate un attimo che si è incastrata. Allora, sarebbe praticamente il famoso pelapatate che ha questa lama a lancia con la quale passo in questa maniera, così da portare via sia la pelle sia che il prodotto. Scusate un attimo, ovviamente quando preparo i video mi manca sempre un pezzo, in questo caso mi manca questo pezzo qui dove poter pulire praticamente l'eccesso di pelle. Allora, la manicure, dicevo, è importante anche essere delicate, perché non bisogna dimenticare, come spiego sempre, che la manicure serve per rendere le nostre mani belle, ma le cuticole nascono per difendere le unghie dagli attacchi di germi, batteri, eccetera, che potrebbero infilarsi in questa zona dell'unghia e intaccare praticamente la matrice. Allora, se ci sono state fatte le cuticole, c'è un perché. Tant'è vero che nelle unghie onicofagiche, che sono appunto debolissime, le cuticole sono di solito spesse e molto dure, perché praticamente la cuticola, diciamo così, quando il nostro corpo percepisce la debolezza dell'unghia, rende la cuticola più resistente perché sa che quell'unghia lì potrebbe essere attaccata da appunto germi, batteri, come è insomma spesso, perché le unghie onicofagiche sono spesso in bocca e quindi la nostra bocca è piena di germi, e
E quindi proprio per questa ragione le cuticole diventano una specie di arma di difesa per quelle unghie lì. Più l'unghia è forte, resistente e meno sono, diciamo così, lunghe e rigide le cuticole. Allora, mi interrompo un attimo, dopo vi spiego perché. Ecco, in realtà mi ero dimenticata sia i pad che il cleanser proprio perché non riesco mai a preparare tutto come dovrei. Allora, io come cleanser uso l'alcol isopropilico perché ho la possibilità, diciamo così, di reperirlo dove lavoro e quindi utilizzo questo qui. Pulisco bene dal gel. Ok. E prendo delle tronchesine per vedere se ci sono delle cuticole un pochettino più lunghe e quindi agire direttamente su queste. La manicure con la fresa è molto bella, però è molto più pericolosa perché ovviamente un conto è avere il controllo dei nostri gesti, come possiamo fare, diciamo così, con uno strumento come questo qui, e un conto è utilizzare una fresa che ha, diciamo così, una forza diversa. Quello che vi raccomando sicuramente è se non avete un corso in questo senso, non utilizzate la fresa per fare la manicure perché ho visto cose che voi umani, cioè ho visto comunque matrici e letti ungueali praticamente distrutti da una cattiva manicure fatta con la fresa. Inoltre, secondo me, la fresa andando troppo sotto, diciamo così, la cuticola può stimolare, cioè può rendere, diciamo così, più agevole proprio l'ingresso di germi e di batteri. Vedete che comunque io ho spinto indietro e taglio solamente la cuticola in eccesso. Non vado, diciamo, ad alzare o andare proprio sotto sotto, perché se ci sono appunto le cuticole, come ho sempre detto, ci deve essere un perché. Sul pollice è sempre un po' più tribolata la situazione. Ossia, scusate, stavo fuori fuoco. Ok. Come vi ho detto, io non ho grandi cuticole, anche perché appunto con l'unghia forte le cuticole di solito sono meno grandi, ecco, diciamo così. Ok, adesso passiamo all'opacizzazione. Come sapete, io per opacizzare utilizzo la lima 180 perché, come vi ho detto spesso, se la lima è troppo sottile finisce per lucidare l'unghia, però do dei colpetti molto leggeri, quindi non do assolutamente forza in questo gesto. Sfioro leggermente l'unghia, così, per opacizzarla e per alzare praticamente le lamelle del letto ungueale. Ecco, come vedete, non sto facendo forza. È molto importante questa cosa qui, perché se fate forza vi portate via anche l'unghia. Quindi, se avete una vecchia lima, ancora meglio, perché comunque magari con la grana leggermente consumata è ancora più, diciamo così, delicata la sua azione. Ma la cosa importante è non forzare, dovete sfiorare l'unghia e lasciare, insomma, che sia questo tocco leggero a fare tutto il lavoro. Vedete che l'unghia viene opacizzata perfettamente. Allora, io già sto un quarto d'ora di video e quindi vabbè, questo qui diciamo ci può stare che è così lungo. Ho visto che la prima volta l'ho fatto solo di 13 minuti, non so come avrò fatto, però questo qui mi interessava farvi capire bene tutti i passaggi, tutti insieme, senza dover vedere due video diversi, ma così facendo avete tutto nello stesso video. Ok. Finita l'opacizzazione. Andate bene anche sui laterali, mi raccomando, perché se no vi trovate magari che i laterali si sollevano. Ok.
finita l'opacizzazione, dicevo, è importante togliere questa polvere che si è formata sull'unghia. Quindi prendiamo la nostra spazzolina, ok? Spolveriamo bene bene. Mi raccomando, sia longitudinalmente che verticalmente. Eccoci qua. E adesso, come tocco finale, passiamo il nostro cleanser per togliere qualsiasi residuo di grasso presente sull'unghia, anche dopo l'opacizzazione ci potrebbe rimanere. Eccoci qua. E la preparazione è fatta. Allora, ragazze, ho cambiato luce, speriamo che si possa vedere bene lo stesso, perché quell'altra mi sembrava un po' poco chiara. Allora, passiamo all'applicazione. Allora, una volta preparata l'unghia, si va di base. Ok, io adesso sto usando questi prodotti di Unghie Perfette. Ho usato questa base, che è una base, diciamo così, a media, beh, no, si rimuove anche abbastanza bene. Con una densità media, diciamo così, dopodiché inizio con l'applicazione. Allora, l'applicazione, ragazzi, scusate, io chi mi conosce sa che ho questo dito un po' tremarello. Per riuscire ad andare vicino alle cuticole, io di solito mi spostavo così, quindi non andavo ad iniziare dal giro cuticole, ma inizio, diciamo così, dal metà dell'unghia e poi mi sposto lentamente verso il giro cuticole, ok? In modo da avere un controllo maggiore proprio sul gesto stesso, perché iniziando dal giro cuticole, che succede? Che di solito si ha il pennello un po' più pieno e quindi è facile poi andare a sporcarle. Dopo aver steso la base, ovviamente sempre con il fusto del, scusate, mi sono pitturata con un dito, col fusto del pennello. Io ho sto pollice che è tremolante da sempre. Col fusto del pennello passo leggermente la punta per sigillare. Ok, ragazze, dopodiché per appiattire, perché qui magari dopo si forma quella brutta piega cicciotta per dove si accumula più prodotto, per appiattire do l'ultima mano sempre in punta in modo da schiacciare ed evitare che ci sia un cumulo di prodotto. Ok? Scusate, ma adesso qui c'è pure un pelino. Ok, che noi togliamo. Ripeto sulla seconda unghia. Quindi, come vi ho fatto vedere prima, togliamo le ombre lunghe del pomeriggio. Appoggio il pennellino dal centro, mi sposto lentamente verso le cuticole. Questi pennelli di questa azienda Unghie Perfette, onestamente, sono veramente funzionali al giro cuticole, cioè riescono a permettere una stesura quasi perfetta, senza, anche per chi non è molto pratico. Però il trucchetto di iniziare da metà unghia e spostarsi verso il basso, come vi dico, scivolare verso il giro cuticole, permette, come vi dicevo, di avere un maggiore controllo sul gesto e anche nei confronti degli smalti un po' più liquidi, riesce a contenere lo sbrodolamento. Come vi facevo vedere prima, importantissima è la sigillatura. Quindi sigillo, passo intorno e poi schiaccio di nuovo in modo da non avere le ciambelle di prodotto sul bordo libero e continuo su tutte le mani. Metto un attimo in pausa. Ok, ragazze, ho steso la base su tutte le unghie. Ok, e adesso mi appresto ad andare in lampada. Non vi ho detto una cosa, il pollice l'ho già catalizzato perché quando si applica la base o il colore o il top, il pollice tende a stare più inclinato in lampada e quindi se si fanno le unghie tutte quante insieme si finisce per avere il pollice magari con dei cumuli di prodotto sui lati. Proprio perché non è una posizione naturale stare in lampada col pollice dritto. Metto a catalizzare, quindi sono praticamente in questo caso 60 secondi, poi
Ogni prodotto ha la propria catalizzazione. Le basi rinforzanti, per esempio, di solito catalizzano in più tempo, quindi in 120 secondi. Mi metto in pausa un attimo e poi ritorno da voi. Ragazzi, oggi con sta luce non trovo proprio pace. Allora, volevo farvi vedere adesso la stesura del colore. Allora, per il colore lavoriamo esattamente come per la base, e cioè partiamo da metà unghia, chiudiamo sopra, stando attenti ovviamente anche ai laterali. Se vi serve un po' più di tempo, ve lo prendete. E poi per andare avanti scivoliamo pian pianino verso le cuticole. Come vi dicevo prima, è un sistema per controllare il movimento e fare in modo di non sporcare tutto prima di andare in lampada. Come vedete, io predico bene e razzolo male perché già mi sono sporcata lateralmente. In questo caso, comunque, tanto è una cosa che vi dovevo far vedere, potete procedere in due maniere: o vi mettete con uno spingipelle e pulite il pezzettino sporco, oppure con l'unghia, l'altra unghia libera, passate così. Ecco qua, come vedete, si è pulito completamente il giro cuticole. Adesso applico il colore sulle altre unghie. Ovviamente ogni volta che si applica, non ve l'ho fatto vedere, ma va sigillato il colore in punta. Quindi passiamo il nostro pennellino col fusto e poi schiacciamo la punta in modo da non lasciare residui di prodotto, cioè nel senso di non lasciare troppo prodotto in punta. Allora, io farò nero nero, gold, nude e nero, quindi in questo caso procedo anche su quest'altra unghia. Ok, un pochino vedete che mi sporco anch'io ancora, non è che l'importante è cercare di rimediare prima di entrare in lampada, perché una volta entrati in lampada, ovviamente poi quel pezzettino catalizzerà e sarà difficile poi aggiustarlo, soprattutto se va sulle cuticole, perché poi sulle cuticole, se andiamo a toccare, rischiamo di far saltare tutto il lavoro di nuovo. Oggi sono torturata dai peletti. Eccolo. Ok, passo l'unghia. Ecco qui, si è pulito, quindi vado in lampada. Allora, ragazze, ho finito di stendere questo smalto qui. Vi faccio vedere questo bellissimo brillantinato, questo è di Elite 99, la linea Platinum Gel. Procedo come per le altre unghie, con lo stesso sistema, cioè parto da metà unghia, sto attenta ai laterali. Nonostante tutto, come vedete, mi sporco anch'io, ma non è importante che uno si sporchi, l'importante è pulirsi. Poi mi sposto in basso e tiro su, in basso e tiro su. Poi ognuno ha il suo giro cuticolo, il mio è un po' tondeggiante, quindi con i pennelli dritti si fa un po' fatica, ecco perché mi trovo bene con quello di unghie perfette, perché è a ventaglio e quindi abbraccio bene il mio giro cuticole senza farmi sporcare. Sigillo la punta, sempre, e schiaccio. Ok, questo è messo. Adesso prendo il nude. Oggi avevo voglia di nero, nonostante sia ormai partita la bella stagione, ho voglia di nero. Ok, questo è un bel nude di Glance Nail. Vado giù e
via. Ok? È un sistema questo semplice che però, soprattutto perché agli inizi, aiuta molto. Adesso la cosa importante, come dicevo prima, non è tanto non sporcarsi, ma pulirsi prima della lampada. Quindi controllo bene, questo è un bel nude cremoso, quindi è il nude numero 21. Controllo qui, come vedete ho sbrodolato, mi pulisco con l'unghia. Qui non ho fatto danni e metto in lampada. Rieccomi ragazze. Allora, la prima mano è data, do un'altra mano di colore, ovviamente poi lo decidete voi, insomma, a seconda di quanto risulta liquido o trasparente, quanto lo volete coprente. Comunque due mani sempre. Parto stavolta dal pollice, che come vi avevo spiegato, il pollice va fatto sempre a parte per evitare che poi mettendolo in lampada si possa spostare il prodotto e andare a finire sul laterale formando delle brutte gobbe. Una volta fatto la prima volta il giro cuticole, la seconda passata è molto più semplice perché non serve altro che seguire la stesura della prima passata. Basta semplicemente ricalcare, insomma, dove siamo già passati. Anche la seconda passata, mi raccomando, va sigillata in punta in questa maniera e poi schiacciata. Ecco qua. Avevo detto, dico che non mi ero sporcata, ma puliamo così velocemente. Ecco qua. E mettiamo in lampada. Ci vediamo dopo per il top. Eccomi qua per le ultime fasi. Praticamente adesso applicheremo il top lucidante. Questo è, come dicevo, un prodotto unghie perfette con cui mi trovo benissimo. Vedete che uno dei valori aggiunti dell'azienda è sicuramente il pennellino a ventaglio che rende l'applicazione semplicissima. Anche per questo prodotto vi faccio vedere come procedevo prima di avere questo splendido pennellino nelle mie mani, e cioè anche qui partendo da metà unghia. Ne ho messo un po' troppo, partendo, dicevo, da metà unghia e poi scivolando verso le cuticole. Mi raccomando, sigillate tutta l'unghia, tutto il bordo dove c'è il colore, perché se rimane una zona dove non c'è il sigillante, lì il semipermanente non ha una forza tale da resistere e finisce per sollevarsi. Ok? Quindi non solo state attenti alle cuticole, ma state attenti anche a rifinire con il sigillante tutta l'area che avete colorato. Applico al centro, così diciamo così si scarica anche la maggior parte del prodotto, e poi scivolo verso le cuticole facendo questo movimento e ritorno su, scivolo e torno su. Ok, copro i laterali e sigillo in punta, la cosa fondamentale, la sigillatura in punta, e schiaccio. Questo finirà per essere uno dei miei video epici, cioè praticamente i pipponi di Francesca, perché è lunghissimo, mezz'ora, però c'è tutto quello che vi serve di sapere. Sigillo e schiaccio. Ok, ragazze, vi lascio, a dopo per il risultato finale. Allora, ragazze, ho passato il lucidante. Ho fatto una micro nail art, un po' così, un po' vabbè, e queste sono le fasi fondamentali per l'applicazione del semipermanente. Quindi non demordete, non vi deprimete, ce la facciamo, come ho imparato io, possono imparare tutte. Ciao e alla prossima!